Ebrei, Epistola agli Ebrei, capitolo 11, dal verso 1 al verso 3. Grazie Dio per la sua parola. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Infatti, per mezzo di essa gli antichi ricevettero testimonianza. Per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio, sicché le cose che non si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Amen. Grazie Dio per la sua parola, Signore benedica, potete accomodarvi. Alleluia. È un riferimento biblico che noi conosciamo molto bene, spesso lo citiamo. Spesso lo sentiamo. Se avete fatto come me, l'abbiamo letto un'infinità di volte. E il capitolo 11 per intero è il cosiddetto, è conosciuto come il capitolo della fede. E inizia dando quella che noi potremmo chiamare una definizione della fede. La fede è certezza, la fede è dimostrazione, certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Alleluia. E dice che è stato per questo tipo di fede che gli antichi hanno ricevuto testimonianza. Sono stati approvati e benedetti da Dio. E poi il verso 3 dice che per fede intendiamo, per fede capiamo, per fede sappiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio. E oggi più che mai noi abbiamo bisogno di essere fermi nella fede, perché le filosofie, la cosiddetta scienza, dice che l'universo, la creazione in genere è venuta all'esistenza, dicendolo con parole nostre, grazie a un susseguirsi di coincidenze, esplosioni, evoluzioni. E così via. Ma la parola di Dio dice che per fede noi intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio. È la parola di Dio che ha portato all'esistenza l'universo intero. È per la parola, per mezzo della parola di Dio che ogni cosa creata è stata creata, noi inclusi, l'essere umano incluso. Dice, sicché le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Quindi non è una questione, c'era questo, poi è successa l'esplosione ed è nato quest'altro, c'era la scimmia, sono passati i secoli ed è diventato uomo. La parola di Dio dice, le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti o da cose già esistenti. Tutto è venuto all'esistenza per mezzo della parola di Dio. Alleluia. E noi lo crediamo questo per fede. Quando leggiamo all'inizio della parola di Dio, nel libro della Genesi, capitolo 1, verso 1, dice, nel principio Dio creò il cielo e la terra. Una pausa dovuta, una riflessione necessaria, perché
è quando leggiamo per la prima volta nella parola di Dio la parola Dio. Nel principio Dio creò il cielo e la terra. Alleluia. Il problema è che quando non si crede in Dio, nel Dio che è sempre stato, che era già là al principio, non ha avuto inizio con il principio, ma era già là al principio. Quando non si crede in Dio, allora tutto il resto non fa senso e si va alla ricerca di spiegazioni, dimostrazioni che non sono secondo la parola di Dio. Ma se noi, così come è vero, crediamo in Dio, e noi crediamo in Dio, allora tutto diventa semplice. Nel principio Dio creò il cielo e la terra. Alleluia. Ora, stasera io desidero guardare verso la fede da un punto di vista diverso dal solito. Di solito facciamo del nostro meglio per dire che cos'è la fede, cercare di spiegare cos'è la fede. Stasera, in poche parole, vorrei invece cercare di dire cosa la fede non è. A volte è più facile capire cos'è una cosa dicendo che cosa non sia quella cosa. Quindi stasera desidero parlare di che cosa non è la fede. Alleluia. Sempre nel libro degli Ebrei, sempre nello stesso capitolo, il verso 6 dice che senza fede è impossibile piacere a Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Vedete, innanzitutto la fede non è un'emozione, non è qualcosa che si aggrappa chissà a quale tipo di teoria o filosofia. La fede è direttamente, strettamente legata a Dio. Bisogna, chi ha fede deve credere che Dio è, che Dio esiste, che Dio è reale, che Dio è potente, che Dio si è manifestato in carne, che Dio ha pagato il prezzo per noi, che Dio ha sparso il suo sangue e per le sue lividure noi possiamo essere sanati. Alleluia! Questa, prima di ogni cosa, è la fede. Dio è ed è reale. Alleluia! 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 La fede non è se Dio fa questo, ma chissà se potrà essere possibile che succeda quest'altro. La fede non prevede dei se e non include dei ma. La fede è tanto certa quanto è certo il fatto che Dio esiste. Alleluia. Ho sentito una storia. C'erano in un frutteto due lumache. Ora, ci vuole un po' di fede per credere che le lumache parlino, ma sicuramente sono in grado di comunicare tra di loro. Ho sentito qualche giorno fa alla radio che qualcuno sta sviluppando un programma per aiutare gli esseri umani a comunicare con i cani, a parlare con i cani. Cioè, questo programma dovrebbe insegnare agli esseri umani il linguaggio dei cani. Già non siamo in grado di parlare tra di noi, pensate un po' se... Quindi poi vedremo noi i signori o le signore che vanno a portare a passeggio i loro cani, che sporcano dappertutto e poi i padroni non raccolgono. Una volta parlavo con un giovane e dicevo, è un vero schifo, ci sono banchine,
o marciapiedi nelle città praticamente impercorribili. E quello là, siccome lui ha un cane, ora ognuno fa le proprie scelte, non condanno nessuno, ho detto, ma poverini, che colpa ne hanno? Ho detto, esatto, loro non hanno colpa, è colpa dei padroni. Sono dei veri incivili. Amen. Quindi pensate un po' a questi padroni di cani che cominciano a passeggiare, a un certo punto il cane va, oh, oh, e il padrone, oh, oh. Eh? Ma queste due lumache nel frutteto, e una delle due lumache comincia ad arrampicarsi sul tronco di un melo. Non era la stagione delle mele, non c'erano frutti sul melo, e l'altra lumaca dice, dove stai andando? E quella risponde, dice, mi sto arrampicando su questo melo perché voglio andarmi a prendere una bella mela. E l'altra dice, ma non ci sono mele! E l'altra che si sta arrampicando ha detto, ci saranno quando arriverò io? Che ci vorrà così tanto tempo per arrivarci che arriverà la stagione delle mele. Questa è fede. Che cosa non è la fede? Guardare il melo e dire, sì, ma questo mele non ne farà mai. Non mangerò mai di questo frutto. Ma la lumaca dice, non ci sono, ma ci saranno quando arriverò io. Alleluia. La fede non è sollevare tutte le obiezioni possibili ed immaginabili per dimostrare che molto probabilmente questo o quell'altro non verrà. La fede è la certezza che quello che Dio ha promesso, Dio lo farà. Dio promette e Dio fa. Se Dio lo dice, Lui mantiene la sua parola. E la fede dice, se Dio lo ha detto, io lo credo. Alleluia! Se Dio lo dice, io lo credo. Alleluia! 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 La fede non è, lo faccio perché mi sento di farlo. La fede non è un'emozione, è più che un'emozione, è una certezza. Se segui le tue emozioni o i tuoi sentimenti, sarai dappertutto e non arriverai mai in nessun posto. La fede è certezza. La fede è una scelta di assoluta determinazione a servire Dio a dispetto di quelle che sono le circostanze. Alleluia, alleluia. La fede non è se Dio fa questo, allora io farò quest'altro. Come se fossimo in un mercato dove si baratta. Tu dai una cosa a me, io do una cosa a te. Questa non è fede. Ricordate la storia dei tre giovani ebrei, i compagni di Daniele, che furono chiamati dal re, che era furioso perché gli era stato riferito. Guarda che fra i giudei ci sono tre giovani che non stanno adorando i tuoi dèi, non adorano la statua che tu hai fatto fare. E lui li convocò e chiese la domanda, si volle assicurare che quello che gli era stato riferito corrispondeva a verità. E i tre giovani ebrei non hanno smentito. E il re gli ha detto loro, se voi non adorate la statua al suono degli strumenti, sarete buttate nella fornace ardente, sarete bruciate. E poi vediamo chi è questo Dio in grado di
salvarvi dalla mia mano e dal fuoco. Cosa hanno risposto i tre giovani ebrei? Sadrach, Mesach e Abednego. Dissero: o re, o Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto. Non siamo neanche qua a cercare di convincerti o di spiegarti, perché probabilmente l'implicazione era: non sareste neanche in grado di capire o ti rifiuteresti di accettare. Non abbiamo bisogno di darti risposte intorno a questo. Le tue minacce non ci faranno cambiare idea. Il pericolo di essere bruciati non ci faranno cambiare idea. Il pericolo di perdere la nostra vita non ci faranno cambiare idea. Ma il nostro Dio, che noi serviamo. Questo è un particolare molto importante. Perché che noi serviamo o meno Dio, Dio c'è in ogni caso. Amen. E sapete, ci sono molti, tra virgolette, cristiani che credono in Dio, magari parlano di Dio, ma non lo servono. I tre giovani ebrei dicono: il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re. Ora, questa non è un'affermazione da fanatici, questa è un'affermazione di fede. Però i tre giovani ebrei hanno pure un cervello. La fede non è mai l'esternazione di persone che hanno crusca a posto del cervello. Loro dicono: anche se questo non accadesse, anche se Dio non dovesse liberarci dal fuoco e dalla tua mano, re, sappi che comunque noi non serviremo i tuoi dèi e non adoreremo la tua statua d'oro o la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Quindi cosa dicono qua i tre giovani ebrei? Stanno dicendo: Dio è potente a farlo. Ma anche se non dovesse farlo, in ogni caso noi non adoreremo la tua statua. In ogni caso noi resteremo fedeli a Dio. Amen. Alleluia. Quindi la fede non è: se Dio fa questo, allora io faccio quest'altro. Se Dio mi libera, io lo servo. Se Dio mi provvede questo, io lo servirò. Ma la fede è: io servirò Dio in ogni caso, a dispetto del fatto che ricevo quello che io ho di bisogno o meno. Alleluia! 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 Non dobbiamo e non possiamo vincolare la nostra fede alle circostanze, perché la fede non dipende e non può dipendere dalle circostanze. La fede non dipende e non può dipendere da quello che noi riceviamo o meno. Sapete che ci sono molti che vivono una fede di delusione? Ho sentito molte volte persone nel nostro ambito e anche in altri posti dire: ci ho creduto con tutto il mio cuore, perché io, Signore, non feci? Vivono una fede di delusione. Si portano dietro perché Dio non lo ha fatto, piuttosto che dire: è così che Dio ha voluto, si è fatta la sua volontà, lo servirò in ogni caso. Alleluia! Lo servo a dispetto di qualunque circostanza, a dispetto dell'evolversi delle circostanze.
Alleluia. La fede non è un baratto con Dio. La fede non è tutto ciò che si tocca diventa oro. L'ho detto in altre circostanze, ci tengo a ribadirlo. Quando a volte ci siamo sentiti puntare il dito, o forse abbiamo puntato il dito ad altri, se tu avessi fede, Dio lo farebbe. Ma questa non è fede. In molti casi è presunzione. Lo avrete letto chissà quante volte il capitolo 11 degli Ebrei, il capitolo della fede. E gli ultimi 3 o 4 versi, pur continuando a parlare della stessa fede per mezzo dei quali altri avevano vinto regni, avevano chiuso la bocca dei leoni, avevano fatto cadere fuoco dal cielo, avevano pregato e non ha smesso di piovere, hanno pregato a distanza di circa 3 anni e mezzo ed è ritornata la pioggia, e poi dice negli ultimi 3 o 4 versi: per fede furono segati vivi, patirono la fame, vagavano o vivevano nelle caverne, e il mondo non era degno di loro, ma per la loro fede Dio rese loro testimonianza. Quindi fede non è tutto quello che tu chiedi ti sarà dato. No. E altrimenti dovremmo dire che Gesù non ebbe fede. Se è possibile, non farmi morire. Che la fede non cozza contro la volontà di Dio. La fede non è la presunzione di pretendere che nulla ci debba essere negato. Quello è atteggiamento da bambini viziati. La fede non è perché Dio non lo ha fatto, perché Dio non mi ha ascoltato. La fede è servirlo anche quando non capiamo. Alleluia. Tutti abbiamo fede. Ad ognuno di noi è data la misura della fede. Ognuno di noi ha una misura di fede. Ma la fede per eccellenza è proprio quella fede che serve Dio, per mezzo della quale crediamo e serviamo Dio senza essere condizionati dalle circostanze o dalle avversità. O re, noi serviremo Dio in ogni caso. Amen. Alleluia. La fede non è, visto che Dio non mi ha risposto, non lo servo più. Ma la fede è: se è volontà di Dio che ciò avvenga, Lui lo farà, ma io continuerò a servirlo in ogni caso, anche se Lui dovesse decidere di non farlo. Alleluia! Alleluia! Alleluia. Nel cercare di dire che cosa la fede non è, non sto cercando di mettere un'ombra sulla fede, sto semplicemente cercando di aiutare ognuno di noi a non prendere delle posizioni, chiamiamole pure spirituali,
che sarebbero distruttive per la nostra fede. Io non posso smettere di servire in Dio, di servire o di credere in Dio perché ho il mal di stomaco e dopo che ho pregato non mi è passato. Io non posso smettere di alzare il mio sguardo verso Dio semplicemente perché le cose non sono andate esattamente così come io speravo che andassero. Dio sa meglio di me cosa è buono per me. Dio sa meglio di me cosa, quando e se. Alleluia! E che cos'è? Qual è una delle caratteristiche della fede? Che noi dobbiamo credere che Egli è. Se Egli è Dio, allora io non posso pretendere di dover essere io, di poter essere io a stabilire le condizioni. Amen. Deve essere Dio. È Dio che stabilisce le condizioni. È Dio che dice quando, che dice come, che dice se quella determinata cosa è buona per me o meno. Io devo avere fiducia in Lui a dispetto di tutto. Alleluia, alleluia, alleluia. Sicuramente molti di noi, se non tu, forse non è un'esagerazione se dico tutti quanti noi potremmo parlare di cose per cui Dio non ci ha dato la risposta che noi volevamo. Alleluia. Dio risponde sempre, non sempre risponde così come noi vorremmo. Ma il più delle volte quando noi non riceviamo la risposta che cerchiamo, siamo là a mettere punti interrogativi, a obiettare, o forse semplicemente ad aggiungere un po' di delusione in più alla nostra fede. Questo non è l'atteggiamento del cristiano. Il cristiano crede che Dio è. Quando piove e quando c'è il sole, quando c'è la tempesta e quando c'è il sereno, quando vediamo l'orizzonte e quando invece non riusciamo a vedere neanche un centimetro dal nostro naso, diciamo io lo servirò in ogni caso. Il giusto, dice la Bibbia, vive per fede. Amen. Alleluia. E la fede dice Dio è, Dio esiste, Dio è sovrano, Dio è al di sopra di ogni cosa, Dio è in cielo e fa quello che gli pare e piace. Alleluia. 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 Alleluia, alleluia, alleluia. Nell'Epistola ai Romani dice che tutto quello che non viene da fede è peccato. Non so se ho ricordato o meno, qualche servizio fa abbiamo detto che quello che viene nella nostra Bibbia riferito come peccato significa non colpire il bersaglio. E quando non si colpisce il bersaglio significa che siamo nella direzione sbagliata. Significa che non siamo nella condizione per compiacere Dio. Amen. Alleluia. Per noi è più facile capire peccato, ma significa non colpire il bersaglio. Tutto ciò che non viene da fede è peccato, cioè dire, ci porta ad andare fuori via. Per vivere per Dio abbiamo bisogno di fede. Alleluia. Fede. E ancora in Corinti l'Apostolo Paolo dice, vi ho detto, vi ho scritto queste cose affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, quindi la fede non è sapienza umana, ma
sulla potenza di Dio. La fede dipende esclusivamente da Dio. Alleluia. E quando la sapienza umana vuole creare una formula matematica per spiegare Dio, che le persone perdono totalmente l'orientamento, pur dovendo servire Dio con nostro razional servizio, allo stesso tempo non dobbiamo, non possiamo avere la pretesa di spiegare Dio, perché così come è stato detto non molto tempo fa, se fossimo in grado di spiegare Dio, non sarebbe Dio. È un po' come quando diciamo a qualcuno, adesso ti rivelo un segreto, se lo riveli non è più un segreto. Adesso ti spiego il mistero, non è più un mistero nel momento in cui è spiegato. Il segreto non è più un segreto nel momento in cui viene rivelato o spifferato ai quattro venti. Dio non sarebbe più Dio se l'essere umano fosse in grado di spiegarlo. Alleluia. E la nostra fede, che non deve e non può dipendere da ciò che noi siamo in grado di toccare, vedere o spiegare, deve essere invece ancorata a Dio. E le parole dei tre giovani ebrei, più di qualsiasi altra cosa, ci aiutano ad afferrare, a fare nostro questo concetto. Dio è in grado di farlo, ma se non dovesse farlo, in ogni caso noi non serviremo alla tua statua. In ogni caso noi continueremo a servire Dio. Alleluia, alleluia, amen. La fede non è la garanzia a vita, non è la garanzia del vostro elettrodomestico per 12 anni. Poi a 12 anni un giorno si guasta. Avevamo una lavastoviglie, era con l'estensione di garanzia 8 anni. 8 anni e un mese si guastò. Venne il tecnico, ha detto la lavastoviglie è perfetta, si è soltanto spaccata questa vaschetta e non è più in produzione. Se fosse stata in garanzia dovevano darci un'altra lavastoviglie. Ma ha aspettato quel mese extra per vanificare quello che ci faceva sentire sicuri. La fede non è una sorta di garanzia con scadenza. E non è una sorta di garanzia vincolata a questa o quell'altra azienda, a questo o quell'altro uomo, a questa o quell'altra istituzione. La fede è qualcosa che ci deve legare a Dio, perché Dio è. Dio è. La fede e Dio dovrebbero nella nostra vita essere dei sinonimi. Non può esserci Dio se non abbiamo nella nostra vita, se non abbiamo fede, e non può esserci fede se non c'è Dio. E se c'è Dio, tutto è possibile, ma non secondo i nostri termini, le nostre condizioni, ma secondo i suoi termini e le sue condizioni. Alleluia! Perché Dio non l'ha fatto nella tua vita? Non lo so, può farlo se vuole, ma io lo servo in ogni caso. Alleluia! 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 Allo stesso tempo, fede non è qualcosa di una sorta di diritto acquisito a dispetto di quello che possa essere il nostro comportamento. Che la fede prevede che ci sia ubbidienza, sottomissione. Un giovane andò a vivere in un'altra città per frequentare l'università e il padre gli aveva detto: se ritorni a casa con la laurea, con il massimo dei voti, ti comprerò un'automobile. Supponiamo che
Si trattava di una laurea triennale. Dopo 3 anni il ragazzo tornò a casa con la laurea in mano, il massimo dei voti. E ha detto: papà, tu mi avevi promesso che mi avresti comprato un'auto se fossi tornato a casa con la laurea e il massimo dei voti. E lui ha detto: sì, l'ho promesso ed è vero, però ho detto, ho difficoltà a dare un'automobile a un individuo che ha il tuo aspetto, perché era tornato con i capelli lunghi, la barba lunga, vestito che sembrava una sorta di barbone. E quel giovane comincia ad argomentare con il padre: papà, guarda che gli antichi filosofi dell'antica Grecia avevano i capelli lunghi e la barba lunga. Pare che anche Gesù avesse i capelli lunghi e la barba lunga. E il papà là ad argomentare e dire: guarda, a me non mi importa dei filosofi e non c'è nessuna dimostrazione che Gesù fosse così come dici tu. E lui, l'apostolo Paolo e Pietro, alla fine andarono a letto senza giungere ad una conclusione. L'indomani mattina il giovane si svegliò e, guardando fuori dalla sua finestra, nella scivola del garage di casa loro, vide che c'era legato un asino. Il papà, in poche parole, gli disse: visto che tu vuoi, secondo la tua teoria, avere l'aspetto degli antichi filosofi della Grecia, vai in giro così come andavano gli antichi filosofi della Grecia, cusci credo. Ma lui pensava, siccome aveva ottenuto i risultati che il padre gli aveva chiesto, poteva permettersi poi per il resto della sua vita di fare ciò che voleva. Questa non è fede. La fede è sottomessa alla volontà di Dio. La fede ricerca la volontà di Dio, la fede vuole la volontà di Dio. L'ubbidienza non è sempre la cosa più semplice, però è sempre la cosa migliore. L'ubbidienza vale sempre più del sacrificio. Amen. Se Saulle avesse ubbidito Dio in tutti i dettagli di quello che Dio gli aveva chiesto, non avrebbe perso il regno, ma ha pensato di poter gestire da sé le proprie scelte, ritrovandosi, così come noi diremmo, con gli occhi pieni e le mani vuote. Perché ha fatto quello che Dio gli ha chiesto in parte, riservandosi di poter disubbidire in quello che lui riteneva poter fare a modo suo. La fede non è disubbidienza, la fede è ubbidienza e sottomissione alla volontà di Dio e alla sua parola. La fede, così come è scritto, è dall'udito, e l'udito è per la parola di Dio. No, la fede non è vivere senza prestare attenzione alla parola di Dio, in tutti gli aspetti della nostra vita, da quello materiale, finanziario, sentimentale, ovviamente spirituale. La fede non è una caratteristica dell'anarchia, la mancanza di regole. La fede è sottomessa alla volontà di Dio. Amen. Vorrei chiedere di alzarvi in piedi. Spesso noi ci ritroviamo a pregare: Signore, accresci la mia fede. Ed è una preghiera che dovrebbe essere fatta con tutto il nostro cuore, che abbiamo bisogno di più fede. Non dobbiamo dimenticare che fede non significa raggiungere
un livello di autonomia spirituale. La fede è sempre, prima di tutto e in ogni caso, legata a Dio. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Deve credere che Egli è. Nel principio Dio. Nel corso della nostra vita Dio. Alla conclusione del nostro cammino su questa terra Dio. Perché poi all'inizio della nostra eternità vogliamo Dio. 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 Nel momento in cui Dio diventa meno importante di qualunque altra cosa nella tua vita, o meno preziosa di qualsiasi altra cosa nella tua vita, quello è il segno che la fede ha delle crepe e che sta venendo meno. La fede ha perso la sua coerenza, ha perso la sua validità, ha perso il suo valore. La fede non è il diritto di fare quello che ci pare e piace. La fede è credere che Dio è, prima di tutto, al di sopra di tutto. Signore, accrescici la fede. Dacci la tua fede. La Bibbia dice che noi dobbiamo avere la fede di Dio. Signore, non come voglio io, ma come tu vuoi. Dobbiamo servire Dio. A volte non avendo quello che vorremmo, a volte non trovando quello che cerchiamo, a volte non sentendo quello che vorremmo sentire, ma dobbiamo continuare a servire Dio. In fede, perché Dio è, Dio è la dimostrazione di ciò che non si vede, Dio è la certezza delle cose invisibili, Dio è.